è necessario una lotta seria a quello che è il male peggiore, l'inquinamento del territorio da parte dell''ndrangheta. Noi siamo tutti impegnati contro l''ndrangheta. L''ndrangheta, dove sta l''ndrangheta? Non esiste l''ndrangheta. Non esiste e non c'è l''ndrangheta. Già del resto entra e già scatta l'associazione mafiosa. Porta un cognome che per loro, secondo loro, è pesante. È il 416 bis. Questa è l''ndrangheta. Allora ci mettono tutti una targa. È il San Luca, mafia, basta, non c'è problema. San Luca, provincia di Reggio Calabria. 4.000 abitanti ai piedi dell'Aspromonte. Da sempre ritenuto la culla dell''ndrangheta. Qui nel 2008 arriva Rosi Canale e fonda il Movimento delle Donne di San Luca. Ecco come si presentava in un video di qualche tempo fa. Sono Rosi Canale, sono nata e cresciuta nella città di Reggio Calabria, negli anni in cui era in atto la seconda guerra di 'Ndrangheta. A San Luca ho fondato il Movimento delle Donne di San Luca, un'associazione ispirata ai valori della non violenza, della solidarietà, ma soprattutto della legalità. Nel giro di poco tempo, Rosi diventa un simbolo della lotta all''ndrangheta, un'icona di coraggio e legalità. Noi volevamo soltanto restituire una dignità a questa vita, con onestà, con chiarezza, con pulizia. Non cercavamo nessuna patacca. Le patacche le lasciamo ai professionisti, ai signori dell'antimafia. Il 12 dicembre, però, i carabinieri di Reggio Calabria la arrestano con l'accusa di truffa e peculato. Rosi avrebbe utilizzato i fondi del movimento, arrivati sia da enti pubblici che privati, per se stessa e per i suoi familiari. Ora si trova agli arresti domiciliari nella sua casa di Reggio Calabria. Quando mi sento definire una persona straordinaria è la cosa che in questo momento mi spaventa tantissimo. Sono una persona comune che un giorno ha visto che accadeva qualcosa che non gli stava bene e ha deciso di opporsi con quell'onestà che credo tutti noi dovremmo avere. Il 27 ottobre 2009, Rosi Canale riceve comunicazione ufficiale dello stanziamento di 160.000 euro da parte della Onlus E nel Cuore, da destinare alla ludoteca di San Luca. Io mi chiedo se a questo Stato Italia interessi qualcosa dei bambini di San Luca e dei bambini calabresi. La ludoteca, inaugurata nello stesso anno, non è mai entrata in funzione. La stessa mattina in cui riceve il finanziamento, Rosi preleva 4.000 euro e la sera chiama la figlia Nicole. Sono arrivati i soldi. Di che colore le vuoi, Leogan? Quanto ti tieni per te? Poi vedo. Io voglio anche una borsa Louis Vuitton o Fendi, quella da 450 euro. Quel denaro, e non solo quello, Rosi lo avrebbe usato per comprare automobili, vestiti, scarpe, borse, cene a base di pesce per lei e la sua famiglia. Successivamente, in un'altra telefonata, la madre la redarguisce. Stai attenta che non sono tuoi i soldi. Me ne fotto. Perché gente sbaglia i soldi? E gente da stare un colatore. Sono rimaste deluse, loro si fidavano di lei, invece quella lavorava contro, non lo so quale istituzione, per il fine personale. Se loro ci prendevano un peccato. Ha fatto promesse per queste donne, però a termine ha portato soltanto per la sua tasca. Che la mia stagione con tuo carcere si impurrugia, non me ne esce più. Abbiamo incontrato una donna che faceva parte del movimento, ma che ci ha chiesto di rimanere anonima. Siamo andati a Reggio e dovevamo fare l'inaugurazione della sede. Si è comprato il vestito con i soldi del movimento, dicendoci che gli voleva in prestito e poi ce l'avrebbe restituiti. E poi li ha restituiti questi soldi? Mai. E lei ha messo il padre nel movimento Donne di San Luca, nello statuto. E con il diritto di due voti. E quella di Rosi Canale valeva 3 punti. Quella della vicepresidenza valeva 1 punto. Quello di noi altre valeva 0,5 punto. Certa gente ha lavorato, mamme di famiglia hanno lavorato, dicendogli che dava un gettone di presenza. La gente ha lavorato, non ha mai pagato, mai, non hanno preso mai una lira, mai un centesimo. Per far parte del movimento bisognava versare qualche quota? Sì, le donne iscritte 15 euro, noi del direttivo 200. Ha rovinato tutto con questo modo di fare, con la sua furbizia, con la sua falsità.
E se per le strade di San Luca la rabbia per Rosi, accusata di truffa e peculato, è tanta, stupisce che ci sia una reazione diversa nei confronti dell'ex sindaco, Sebastiano Giorgi, anche lui simbolo della lotta all'andrangheta e anche lui arrestato nel corso della stessa operazione con l'accusa di aver avuto legami con le cosche locali. Anche il sindaco, onesto cittadino. Primo cittadino, onesto cittadino. Ci si può una brava persona. Però l'hanno arrestato per mafia. Infatti sono... La storia finisce con una riflessione, con un sospeso che ognuno dovrebbe portare a casa e continuare a ripeterselo così nella mente. Quanto effettivamente a ognuno di noi interessa il tema della legalità? Quanto siamo disposti a rinunciare per il nostro egoismo, per la nostra realizzazione personale, piuttosto che proseguire in un percorso di pulizia, di legalità?